Care amiche e cari amici, ben ritrovate e ben ritrovati, come sempre nella mia umile dimora. Oggi torno a parlarvi di fumetti, la mia principale passione. Questo è il primo video che farò oggi, ne farò un secondo, che non vi preannuncio, vabbè, poi scoprirete dopo di che si tratta. Per il momento, questo video è dedicato al mio eroe preferito, Tex Wheeler. Ovviamente sto parlando della nuova serie, che ormai da 4 mesi è uscita nelle edicole, che è proprio quella che rega diciamo il nome completo di Tex Wheeler, che parla delle avventure giovanili del nostro eroe, che si incrociano in qualche maniera con le vicende di cui si parlava nei primi numeri, descritte nei primi numeri da Gianluigi Bonelli con i disegni di Gallep, Aurelio Gallepini. Oggi è uscito e io ho già letto immediatamente perché questa serie mi piace tantissimo. La preferisco addirittura alla serie mensile inedita del nostro Tex. È uscito, diciamo, il quarto numero di questa serie, che vi mostro è La Caverna del Tesoro. È il numero 4 appunto di Tex Will, che conclude, diciamo, la storia che era iniziata con il numero 1, e cioè Tex vivo o morto, proseguita poi con la banda di Red Bill e col terzo numero, il segreto del medaglione. Ve li faccio rivedere così, tanto, tanto per. E quindi conclude l'intera vicenda che, diciamo, era collegata con i primi numeri del Tex di Gianluigi Bonelli e di Galeppini, in cui si dipanava tutta questa vicenda fra Tex, Tesa, l'indianina Pony, figlia di Orso Grigio, il Sachem, diciamo, dei Pony, amico di Tex, del giovane Tex, è il bandito Coffin, praticamente uno dei primi nemici, il primo nemico di Tex, diciamo, è quello che gli diede filo da torcere nelle prime storie, nelle prime avventure. Questo numero si intreccia anche con il Tex 700, il titolo era L'oro dei pony, di cui vi ho parlato in un precedente video. Perché si intreccia? Perché praticamente in questo episodio viene narrata una storia, diciamo, che era già stata narrata ai tempi di Gianluigi Bonelli, del primo numero di Tex, ma diciamo, con delle vicende a noi sconosciute. Non si sapeva che fine avesse fatto questo famigerato tesoro dei pony, e qui lo scopriamo. Vi rifaccio sempre vedere la bellissima copertina, La Caverna del Tesoro, è bellissimo. Io, guardate, io impazzisco e sto divorando questa serie a una velocità terrificante. Cioè, la copertina di Maurizio Dotti è veramente bellissima. E per non parlare, diciamo, della storia di Boselli, mentre ai disegni abbiamo De Angelis, ecco, vi mostro proprio la prima tavola. Ecco, dicevo, questa storia, che come dico sempre è imperdibile, si incrocia con, diciamo, le vicende del Tex 700, L'oro dei pony, perché in parte questa storia precede il numero 700, dove scopriremo poi alla fine tutta la vicenda conclusiva che ha a che fare con questo tesoro dei pony. Ma qui praticamente possiamo vedere
diciamo, come l'oro dei pony era finito, diciamo, nella caverna dove poi dopo viene, diciamo, rivisto nel 700, nel numero 700 del Tex regolare. Ecco, che posso dirvi? Un numero assolutamente da acquistare. E come recita l'articolo, diciamo, all'interno, diciamo, del volumetto, come capita sempre in tutte le serie Bonelli, sapete che c'è una specie di articolo introduttivo mensilmente. In questo caso il titolo, diciamo, trattasi di Wanted, in tutti i numeri c'è questo, dove descrive brevemente, diciamo, la storia e tutto quello che riguarda, diciamo, il numero in questione e anche altro. Di che cosa si parla, oltre che della storia in questione? Si parla del fatto che questa serie di Tex Willer ha avuto un enorme successo e che quindi continuerà tranquillamente a deliziarci. Viene preannunciato il fatto che fino ad oggi si era parlato di eventi che si incrociavano con le storie di Gianluigi Bonelli, mentre dal prossimo numero si tratterà di storie, sì, che a volte si incroceranno con le vecchie storie, ma che sono del tutto inedite e sconosciute, diciamo, a noi non note. Il prossimo numero, che viene anticipato come sempre dal retro copertina, sarà Tex Will, i due disertori. E già non vedo l'ora che passi un mese per poterlo leggere. Mi brucerò la vita aspettando, rincorrendo i mesi nell'attesa che esca il nuovo numero di questa collana Tex Willer, che, ribadisco, a me piace tantissimo e a quanto pare non soltanto a me, perché se ha riscosso un grosso successo ci sarà una ragione. Quindi il prossimo numero, che uscirà il 20 marzo, quindi il giorno prima dell'entrata ufficiale della primavera, avremo per le mani questo quinto numero, I due disertori, con una storia che a quanto sembra verrà ambientata durante la guerra civile che infuria in Messico. A questo punto, questo video può dirsi concluso, questo brevissimo video su questa nuova avventura di Tex Willer. Il vostro umile cronista vi dà appuntamento, lasciandovi, come sempre, con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, al suo prossimo video, che sarà probabilmente in serata, quando avrò tra le mani una chicca che ho prenotato e che so essere arrivata e che, diciamo, avrò il piacere di condividere immediatamente con tutti voi. Un buon proseguimento di sabato pomeriggio.